Bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto con me da Sephora a fare shopping. Infatti voglio girare il video dove mi trucco con i prodotti più venduti di Sephora, i best seller di Sephora. Per trovarli sono andata sul sito, c'è proprio la sezione dell'home page che si chiama best seller e da lì si possono vedere tutti i 50 prodotti più venduti per categoria. Io ho consultato sostanzialmente tre categorie: make-up, cura della pelle e accessori. Scrollando sul sito mi sono resa conto che tante cose già le avevo, fortunatamente, però questo non mi ha impedito di andare da Sephora fisicamente e fare un pochino di acquisti. Ho deciso di portarvi con me, quindi se siete curiosi di scoprire che cosa ho acquistato, prima di vedere qual è la classifica dei prodotti più venduti di Sephora, let's begin! Sono con P, abbiamo appena parcheggiato e stiamo andando in missione da Sephora. Speriamo di trovare tutto quello che ci serve. Vero. Intanto vi dico già che il Sephora dove mi hanno dato il permesso per registrare, perché di solito non si può registrare da Sephora, è quello di Porta di Roma. Sono molto contenta perché è anche vicinissimo da me. L'unica cosa è che non ha tutti i prodotti di Huda Beauty e Anastasia Beverly Hills. Non ha nemmeno Nabla, e ci sono davvero tantissimi bestseller di Nabla, però fortunatamente di Nabla dovrei avere tutto quanto già a casa. In spedizione stiamo andando giusto per prendere le cose che mi mancano. Siamo arrivati davanti Sephora. Adesso andiamo a fare shopping. Vediamo se troverò tutto quanto quello che c'è nella lista. Ok, ho la lista delle cosine che devo prendere. Al primo posto c'è questa maschera di Sephora che avevo già provato all'ananas. Eccola qua, trovata subito. Altra maschera contorno occhi. E poi c'è un rossetto di Huda Beauty. Come accessori, i best seller sono tutti i prodotti di Foreo. Ce ne sono tantissimi ai primi posti. Questo qua tra i best seller è quello che poi andremo ad utilizzare noi, che è il Fofo, quello che si utilizza insieme all'applicazione per il cellulare. C'è super novità, raga, anche da Sephora a Porta di Roma adesso ci sta Anastasia Beverly Hills Huda Beauty, quindi prima vi ho detto una cavolata, però sono contenta perché posso prendere uno dei nuovi rossettini di Huda Beauty, questi che sono tipo al quinto posto tra i best seller. Andiamo avanti. Abbiamo preso il rossetto. Queste altre cosine ce l'ho. Volevo questa palette, però è finita. Uè. Sto vedendo anche la categoria accessori. Beauty blender ce l'ho. Questi pennelli in negozio non ci sono, peccato perché mi sarebbero piaciuti. Poi abbiamo i Foreo. Abbiamo quasi fatto, manca l'ultima cosa che è tra i best seller e voglio ricomprare, che sono i cerottini per il naso. Dato che quelli della Kaolin non c'erano, prendo questo set che è il numero 33, però sono gli unici patch che ci sono nella lista, che sono quelli a marchio Sephora. Shopping per il video, non vedo l'ora di tornare a casa e provare tutto. Shopping concluso. Come avete visto, non ho preso tantissime cosine e i prodotti che mi mancavano per la maggior parte facevano parte della categoria skincare. Di makeup ho preso soltanto una cosa, di cui sono troppo contenta, però visto che questo prodotto era nella lista dei più venduti di Sephora, sono diventata tipo la persona più felice del mondo perché volevo troppo provarlo. È una cosa che di solito nei video dove mi trucco non faccio mai, ma stavolta partiamo proprio dalla pulizia del viso. Ci facciamo la skincare insieme e poi ci trucchiamo. Nella linea accessori, proprio nel podio, ci sono due prodotti di Foreo. Oggi io vado ad utilizzare il Foreo Fofo, che è uno degli ultimi usciti, che mi avete visto anche più volte utilizzare nella mia skincare serale su Instagram.
Balm. Questo è quello che utilizzo di più tra tutti i dispositivi Foreo. Questo aggeggino io lo utilizzo ogni mattina, ogni sera con il detergente. È molto particolare perché va ad agire attraverso le pulsazioni in maniera personalizzata grazie all'applicazione. Infatti voi una volta ogni tanto dovrete andare a fare, grazie all'app, l'analisi della pelle per punti. Vi fa analizzare guancia destra, guancia sinistra, fronte e naso. Vi dice il livello di idratazione della pelle, quanti anni ha la vostra pelle rispetto alla vostra età effettiva, e da lì potete iniziare a trattarla semplicemente abbinando il dispositivo Foreo alla vostra skincare classica. Per farvelo vedere adesso, io ho fatto l'aggiornamento e mi sono resa conto che nell'ultimo periodo, ma non avevo dubbi data la condizione della mia pelle, la situazione è un po' peggiorata. Perciò vado con il cleanser di Pixi, lo metto qui e inizio a massaggiarlo su tutta la pelle per pulirla. La skincare con il Foreo dura soltanto 60 secondi e vi fa capire lui quando cambiare zona del viso, perché cambia le pulsazioni ma si interrompe direttamente per passare da una zona all'altra. Vado a sciacquare il viso e passiamo ai prossimi prodottini. Ho asciugato tutto il viso tranne il naso, perché adesso andiamo a provare i patch di Sephora. Tra i best seller c'erano quelli di Kaolin, insomma quelli che ho già provato con l'alce che consiglia sempre Federica Lee, con cui mi sono trovata tra l'altro da Dio, ma in store erano terminati, perciò ho preso questi di Sephora. Controllando però, visto che sul sito sono sì tra i best seller, ma hanno anche un rating bassissimo, quindi purtroppo non mi aspetto grandi cose da questo pacchetto con tre cerottini per il naso. Eppure a me sembrava questi di averli già provati, avevano un altro packaging, decisamente non erano fatti così, erano di un grigio più chiaro, ma non erano male. Vediamo un po' come va la situazione con questo patch tutto nero. Spero che tolga un bel po' di schifezzine, perché non faccio un patch per i punti neri davvero da tantissimo tempo. Dato che questo va lasciato su 10 minuti, io quasi quasi ne approfitterei e andrei anche di patch per gli occhi, perché tra i best seller di Sephora ci sono tantissimi prodotti della linea della skincare. Ad esempio la maschera questa qui nello specifico al lici per il contorno occhi e quella all'ananas per il viso. Questa ovviamente non la posso fare perché ho il patch per il naso, però potrei fare questa per il contorno occhi e andare a mettere il lip balm all'anguria, un altro dei prodotti best seller di Sephora. Partiamo con il lip balm. Questi primi prodotti sono quelli proprio su cui non so dirvi ancora tantissimo, perché è la prima volta che li provo. C'è un leggero retrogusto di anguria in questo lip balm. Vado a mettere sulle labbra che sono secchissime. È anche leggermente colorato. A primo impatto sembra bello idratante, vediamo poi durante il corso della giornata come si comporta. Passiamo ai patch, anche se in realtà devo fare molta attenzione a non bagnare il cerottino del naso quando li metto. Questi li avevo provati, però non ha questa fragranza, insomma. La maschera invece viso all'anguria l'avevo provata e mi era piaciuta tantissimo. Le sheet mask, in generale questa linea di prodotti skincare di Sephora, non mi dispiace. Vediamo un po' com'è. Vado a mettere il primo patch. È anche bello fresco, nonostante non l'abbia messo né in frigo né in freezer. È bello imbevuto di prodotto ed è anche, ne metto un po' anche qui, ed è anche molto molto fresco. Vediamo se riuscirò a mettere tutte e due senza farli cadere, perché sono scivolosini. Questo l'ho messo anche meglio, perché sono riuscita ad andare proprio nella parte interna del contorno occhi. Mi prendo qualche minuto di relax e ci vediamo dopo. Sono passati più di 10 minuti, inizio rimuovendo i patch per il contorno occhi. Se non faccio danni. E adesso è arrivato il momento tanto atteso del cerottino per il naso. Viene via abbastanza velocemente. Allora, non è il cerottino che ha tolto più punti neri in assoluto nella mia vita, però non è male. Scusate l'immagine grottesca, questo è quello che c'era sul cerottino. Il momento pacchia sta terminando, perché adesso vado a mettere la sheet mask all'ananas. Cioè, guardate quanto è imbevuta di prodotto questa maschera. Ha un odore buonissimo. Io ho anche le salviettine scrubanti per viso e corpo a questa profumazione. Eccola qua. Qua la vado ad applicare sul viso, aspetto 15 minuti e poi iniziamo a truccarci. Grazie Sephora per aver messo nella sezione best seller queste cosine rilassanti. La freschina, la mia bocca non c'entra. Bene.
E voilà, maschera applicata. Ci rivediamo tra un quarto d'ora. È passato un quarto d'ora, è arrivato il momento di rimuovere la maschera. Finalmente posso di nuovo parlare. Ragazzi, sono contentissima di averla fatta, perché la maschera, che era completamente umida e impregnata di prodotto, sembra quasi secca in alcune zone. Vuol dire che la mia pelle ne aveva proprio bisogno, soprattutto nei laterali del viso. Vado a massaggiare tutto quello che è rimasto e poi iniziamo a truccarci. Ho messo in questa bustina di Stitch tutti quelli che sono i best seller makeup di Sephora. Ho cercato di fare un po' una cernita, perché ovviamente per alcuni prodotti c'erano più cose. Ad esempio c'erano più di una palette, più di un fondotinta. Io ho cercato di prendere uno di tutto, ma di questo prodotto ce n'era uno solo, il Primer Potion di Urban Decay, il famosissimo Primer Potion, Primer Occhi, credo uno dei primi Primer Occhi a aver mai fatto così tanto il boom, sia sui social che negli store. Il packaging rispetto a quello originale adesso è diverso, è a tubetto, lo vado ad applicare sulle palpebre. E questo, devo dire, nonostante non è il mio primer preferito ad oggi, oggi rimane comunque, dopo tutti questi anni, un ottimo primer. Non me l'aspettavo. Mettete tutto in pausa, fermatevi un secondo, scrivetemi giù nei commenti quale secondo voi è la palette best seller di Sephora. Io non me l'aspettavo assolutamente. Quando ho visto che nella posizione più alta c'era questa, ho detto no, vabbè, non ci credo. La palette Sweet Peach di Too Faced, non so perché, non me l'aspettavo. È una bellissima palette, io questa la comprai appena uscita. Vedete che è anche super utilizzata, questo ombretto al buco. Cioè, è tipo una delle palette che ho più utilizzato nella mia makeup collection. E capisco perché sia uno dei best seller. Però, dato che ultimamente non se ne parla più tantissimo, non pensavo fosse ancora sul podio. Invece sì, è al primo posto tra le palette più vendute del sito. Vado a prendere il color panna con il buco e lo metto come sempre sotto il sopracciglio. È una palette molto neutra, quindi anche il look che andrò a fare sarà sicuramente sui toni nude marroncini. E nonostante il nome della palettina, Sweet Peach, non è che ci sono tanti color pesca all'interno, giusto questi due. Sto sfumando un po' di color pesca nella piega, voglio fare proprio una cosa veloce veloce. Scurisco anche con questo blu scuro metallizzato l'angolo esterno. Lo so che come al solito dico che voglio fare le cose semplici e poi full face. Ora che ho leggermente scurito il tutto, vado, mi sa sempre con questo colore rosato qui, che si chiama Just Peachy, su tutta la palpebra centrale. Ecco qua, cosa molto soft. Come avevo detto, con questa palette si possono fare principalmente trucchi neutri. Ho voluto fare una cosa anche molto 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 veloce. Metto un pizzico di mascara e le ciglia finte, perché nella top 50 non c'è nessun eyeliner. Come primer per il viso, l'unica cosina che ho trovato è il Farsali. Nello specifico, il primo posto tra tutti i Farsali che ci sono c'era Unicorn Essence, che è il primo che è uscito. Io ho la mini size e vi consiglio come sempre di provare le mini size di questi prodotti, dato che sono molto molto costosi, e Sephora permette anche di provare le mini size, diciamo, ormai un po' di tutto quanto. Ogni volta che mi avvicino alla cassa trovo la mini size di qualcosa tipo di iconico, che finalmente è uscito anche in versione piccolina, una cosa secondo me molto molto intelligente. Andiamo a mettere il primer. Questo è tutto rosa con i brillantini. Avevo preso anche dalla Makeup Collection una delle creme più vendute di Sephora, che è la Moisture Surge di Clinique, e il contorno occhi Banana Bright di Ole Henriksen. Però mi sento il viso molto molto idratato, e sapendo che avrei dovuto mettere anche il primer dopo, ho preferito non esagerare. Però insomma, sappiate che ci sono anche questi prodottini nella lista dei best seller. La crema di Clinique ad esempio è una mini taglia, mentre questa per il contorno occhi è proprio così. Andrò ad applicare il fondotinta più venduto di Sephora con l'accessorio più venduto di Sephora, ossia la Beauty Blender, la famosissima spugnetta rosa che poi ha rivoluzionato il modo di applicare il fondotinta un po' a tutti quanti. Per l'occasione ho la classica, anche se ultimamente stavo utilizzando la Marble. Questa qui è proprio la prima Beauty Blender uscita. E con lei vado ad applicare il fondotinta più conosciuto, diciamo, dell'ultimo periodo, che è il Pro Filter Foundation di Fenty Beauty. Ne metto un pochino e lo applico su tutto il viso. Questo è super opaco, cioè in tantissime colorazioni. Sono andata ad aggiungere un po' di fondotinta nelle zone critiche, ho le guance veramente devastate, e questo è un fondo che diventa veramente tanto 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 coprente,
quindi vi consiglio di metterne poco alla volta perché è stratificabile, quindi lo potete sempre aggiungere. Il prossimo prodotto mi ha reso davvero super fiera perché come correttore più venduto del sito di Sephora c'è il Close Up Concealer di Nabla. Eccolo qui, mi ha fatto super strano vedere Nabla davvero in tantissime posizioni dei best seller. Se ancora non lo sapevate, adesso Nabla è disponibile anche sul sito online di Sephora, quindi sono molto contenta di andare ad applicare il Close Up Concealer, che è ormai da quando è uscito uno dei miei correttori preferiti. Incredibile ma vero, anche la nuovissima cipria Close Up di Nabla è la cipria più venduta di Sephora, una delle ciprie più vendute di Sephora. Quindi setto la base direttamente con lei, anche se di solito il contorno occhi preferisco settarlo con una cipria traslucida. Adesso utilizzo questa qui che è molto 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 piallante. Mi piace tantissimo come va a levigare tutta la pelle. E poi questa, essendo comunque pigmentata come cipria, va a dare anche un tocco di coprenza in più. Contour, blush e illuminante sono tutti contenuti nel prossimo bestseller, che è la Cheek Leaders Bronze Squad, una delle ultime palette per il viso uscite di Benefit. Questa è molto molto bella, io preferisco la Pink Squad perché per il mio incarnato freddo e rosato secondo me è la migliore, però adesso per l'estate ci sta anche questa qui. All'interno ci sono la Hoola Caramel, due illuminanti, Cookie ad esempio, questo qui che è il più bello, dovrebbe essere Limited Edition, correggetemi se sbaglio, e poi c'è anche il blush coralista. Quindi parto col blush, non so come mai ma oggi vado a mettere prima il blush che la terra. Calcolate che coralista è molto molto bello ma va davvero stratificato perché è anche molto chiaro come blush, infatti ne vado a mettere un bel po', e poi contour con la Hoola di Benefit che è molto calda come terra. L'illuminante lo prendo con la blender e lo vado proprio a picchiettare nella parte più alta dello zigomo. Guardate quanto è bello. Dovrei metterlo più spesso l'illuminante con la blender perché mi piace tantissimo come si va a fondere con la pelle. Oggi il motivo per cui lo sto facendo è una casualità perché non ho il pennello dell'illuminante appresso, quindi ho detto vabbè dai, mettiamolo con la blender. Invece il risultato ogni volta che lo faccio mi piace tantissimo e voilà, mi piace tantissimo come sta venendo la base e in generale il trucco, nonostante sugli occhi sia molto molto tenue. Riprendiamo questo bad boy e andiamo a fare anche la parte sotto dell'occhio. Riprendo più o meno gli stessi colori. Tra l'altro oggi, ragazzi, disgrazia, perché tra i best seller non c'è nemmeno una matita nera, quindi niente matita nera. Ultimo passaggio per il trucco occhi è un po' di questo colorino, tipo color banana, giallino. Lo vado a mettere qua all'angolo interno per dare un po' di luce. Passo al prodotto sopracciglia che c'era nella lista ed era la Precisely My Brow Pencil di Benefit, uno dei miei prodotti preferiti per le sopracciglia. Le vado a riempire, calcolate che l'ho anche spinzettata, avevo una ricrescita allucinante col fatto che ho le sopracciglia molto chiare. Non mi rendo sempre conto di quanta ricrescita ho sotto il sopracciglio finché non mi metto proprio con la faccia spiaccicata allo specchio e dico ok Deborah, è arrivato il momento di utilizzare la pinzetta non solo per applicare le ciglia finte ma anche per dare un po' di senso alle sopracciglia. Vado a fare prima i contorni e poi riempio. Di solito riempio con un prodotto in gel ma non c'era niente tra i best seller per riempire, quindi farò tutto quanto con questa matita. Sopracciglia fatte, mi piace un sacco come sta avvenendo il make up, che in realtà è praticamente finito, manca solo l'ultimo step che era quello che stavo aspettando dall'inizio del video. Infatti sono un po' triste perché siamo arrivati alla fine, però volevo troppo arrivare a questo momento. Proviamo il rossetto in stick di Huda Beauty, non l'avevo mai provati. Questo è il Power Bullet Matte Lipstick nel colore Payday, è quello che mi piaceva di più tra tutti quelli che ho visto. Ecco qui il rossetto in tutta la sua bellezza, adesso lo vado ad applicare. La forma mi ricorda tanto uno dei nuovi Nabla. Loretta, il colore è bellissimo, forse non sta molto bene con il trucco occhi che ho fatto. Era troppo bello. E scorre benissimo. Ok, sono follemente innamorata di questo rossetto.
È morbidissimo, cioè è veramente morbidissimo, uno dei rossetti più morbidi che ho nella makeup collection, nonostante sia opaco. Non penso duri tantissimo, non credo si setti in nessun modo, però è veramente bello e secondo me è anche super super confortevole. Mi sono innamorata, le voglio tutti quanti adesso. E poi il colore è super bello, però vabbè, quello lo sapevo già perché l'avevo scelto io. Eccolo qui da vicino. Diciamo che riesco a immaginare perché ciascuno di questi prodotti è nei best seller, nei prodotti più venduti. L'unica cosa che, come vi dicevo all'inizio, mi ha veramente spiazzata è stata la palette Peach di Too Faced. Non perché non sia bella, la adoro, la utilizzavo tantissimo soprattutto qualche anno fa. Adesso però la vedo già come qualcosa di un po' superato, non tanto a livello di colori perché rimane una bella palette neutra, ma anche a livello di texture. I metallizzati non sono iper metallizzati, è proprio una palette tranquilla. Forse è anche questo il motivo per cui ha tutto questo successo. Sono molto contenta del makeup, mi piace tantissimo, è un po' più naturale di quello che faccio solitamente, ma allo stesso tempo mantiene la sua punta extra. Sono contenta anche di aver preso il rossetto di Huda Beauty, cioè lo utilizzerò sicuramente di continuo perché è troppo bello, mi piace davvero da impazzire il colore, la texture, tutto. Ve ne ho già parlato abbastanza, la smetto perché altrimenti mi dite ok Deborah, abbiamo capito che ti piace questo rossetto. Anche i cerotti per il naso, che nonostante la posizione erano votati bassi, mi sono piaciuti. No, sono veramente soddisfatta. Non ho nulla di negativo da dire, quindi posso finalmente annunciare che in questo video non c'è stato nessun epic fail. Mamma mia, anche qui dalla regia si fa il tifo perché una volta, amici! Yeah, non succede mai. Sono super contenta. Spero davvero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Vi auguro una bellissima giornata e mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare un pollice in su e venirmi a trovare anche su Instagram, dove mi chiamo Deborah Fully Makeup. Ogni link, ogni prodotto utilizzato lo trovate giù nell'info box. Vi mando un grande bacio, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!